Oggi parliamo di lavoro agile, di smart working. Come sappiamo, questa particolare modalità di lavoro è stata introdotta da una legge del 2017, la legge 81. Il modello della legge costruisce il lavoro agile su due parametri. Primo, il lavoro agile è un meccanismo in cui si alterna il lavoro presso la sede ordinaria di lavoro presso l'azienda e di lavoro con collegamento da remoto da altra sede, che normalmente è l'abitazione del lavoratore. E il secondo parametro su cui la legge basa la produzione di questo modello è quello della consensualità e quindi dell'accordo che intercorre tra datore di lavoro e lavoratore, in cui vengono definite una serie di cose, i tempi di connessione, la durata di questa modalità di lavoro. E quindi il lavoro cosiddetto agile non è e non può essere assolutamente confuso con altre modalità di lavoro, tipo il lavoro a domicilio o il cosiddetto telelavoro, perché il lavoro agile comunque determina e comporta una alternanza, alcuni periodi di lavoro che vengono svolti da casa o in altro luogo con collegamento da remoto e alcuni periodo del lavoro che viene svolto presso la sede ordinaria della prestazione lavorativa. Questo modello basato sull'accordo e che pure aveva avuto un particolare interesse sia da parte dei lavoratori sia da parte dei datori di lavoro, ha registrato una enorme accelerata con l'emergenza sanitaria. Attraverso tutta una serie di interventi si sono succeduti in Italia ed è introdotto un criterio che si rintraccia ancora nell'ultimo decreto, quello di gennaio 2021, in cui l'adozione del modello di lavoro agile è non solo consentita, ma è considerata da applicarsi in tutte le condizioni in cui tale modalità sia tecnicamente e anche economicamente fattibile. Quindi il legislatore, il governo, insiste con forza nel dire che laddove è possibile deve essere fatto. A questo punto si pongono due problemi, come dire, speculari tra di loro. Primo, il lavoratore può pretendere, chiedere e ottenere il lavoro agile anche laddove il datore di lavoro non voglia applicare questa modalità? La legge, i decreti che si sono succeduti hanno individuato alcune categorie, in modo particolare due grandi tipologie di categorie: lavoratori con difficoltà personali, lavoratori disabili, lavoratori con problemi di salute, che hanno assolutamente diritto ad avere lavoro agile, da un lato; dall'altro lato genitori di bambini piccoli, genitori di bambini con disabilità o genitori di ragazzi fino ai 14 anni che siano a casa, tra virgolette, per problemi di quarantena connessa alla chiusura, all'applicazione di meccanismi di quarantena nel plesso scolastico presso il quale essi vanno a scuola. Al di là di questi casi espliciti in cui il legislatore prevede un diritto, non è espresso da nessuna parte che c'è il diritto a svolgere lavoro con modalità agile. Tuttavia mi sembra di poter avventurarmi nell'affermare che proprio sulla base del principio di diritto introdotto dal legislatore, dal governo, laddove dice deve essere favorito e applicato in tutti i casi in cui sia possibile, non ne possa non discendere il diritto del lavoratore a vedersi applicare il lavoro agile in tutti i casi in cui ciò è possibile, anche dal punto di vista economico. Cioè non è che
si possa pretendere che il datore di lavoro modifichi totalmente la propria organizzazione del lavoro, ma si può pretendere che esso introduca quelle correzioni tecniche organizzative che consentono l'applicazione del modello di lavoro agile. Ciò detto, c'è anche il problema rovesciato. Può il lavoratore rifiutarsi di svolgere lavoro agile laddove il datore di lavoro abbia introdotto questa modalità? A meno che il lavoro agile non venga interpretato e non si traduca in effetti in un modello discriminatorio ed isolamento del lavoratore al di fuori del luogo di lavoro, io ritengo che il lavoratore, sulla base dei principi che ho appena espresso prima e che stanno alla base di tutti gli interventi di tipo emergenziale di questo periodo, ebbene il lavoratore non possa rifiutarsi di svolgere lavoro agile laddove ciò sia stato introdotto dal datore di lavoro come modalità normale di svolgimento di quella prestazione lavorativa. Grazie.